Quattro appuntamenti gratuiti per gli under 26 al Teatro Petrarca il 30 settembre, l'8, il 14 e il 22 ottobre per una manifestazione di altissimo livello internazionale. Torna così l'Arezzo Utah Music Festival, che propone l'interpretazione della grande musica classica da parte di giovani artisti di talento. Sono molto soddisfatto, anche per quest'anno, la quarta edizione, siamo riusciti a proporre artisti di altissimo livello e anche un programma estremamente vario, un programma che propone una scelta vastissima al pubblico aretino. Si va da Beethoven a Brahms, da Stravinsky a Casella, da Ravel a Rossini, per cui la scelta musicale è enorme. Il livello è altissimo e quest'anno sono particolarmente felice di essere riuscito ad aggiungere una proposta in più all'interno del nostro cartellone, che è la proposta lirica, la proposta cameristica lirica, che vedrà ad Arezzo Claudia Pavone, una fantastica cantante, uno dei soprani più apprezzati della sua generazione, che prenderà una pausa dalle recite di Traviata, La Fenice, verrà ad Arezzo a cantare e farà anche, tra gli altri brani, farà anche una piccola dedica ad Arezzo che ci tenevo ad aggiungere, che sono i 3 sonetti del Petrarca di Liszt. Non solo musica a teatro, ma anche a scuola, si rinnova infatti la collaborazione instaurata con alcuni plessi scolastici della città. Lo scopo era questo, quello di portare i ragazzi delle superiori, degli ultimi anni delle superiori, o comunque i giovani in generale, ad apprezzare la musica classica. Musica classica che in genere viene percepita come qualche cosa di appartenenza matura, no? E in realtà con lo Youth Music Festival riusciamo ad attrarre i ragazzi, a far capire loro come si ascolta un concerto, quali sono le parti che vengono svolte in un concerto, e questo viene fatto attraverso la performance di artisti giovani che quindi parlano la stessa lingua dei ragazzi e in qualche modo sono loro vicini da un punto di vista culturale oltre che generazionale. Un cartellone che comunque è accessibile a tutti, non solo ai giovani, perché il biglietto è gratuito per i giovani sotto i 26 anni, ma anche chi non ha più 26 anni trova dei biglietti veramente a prezzi bassissimi ed è una grande occasione per godersi dei concerti che sono invidiati anche in altre città d'Italia, sarebbero di primo richiamo in qualsiasi stagione.